Eccoci qua, siamo tornati, nuovo vlog. Sono stato invitato qua come giudice d'onore per questo laboratorio itinerante. Che cos'è? È una competizione. Competizione tra bartender che si sfidano tra di loro a colpi di cocktail. Tra l'altro c'è tipo una miriade di aziende sponsor. Gara, competizione classica. Ogni ragazzo ha preparato il suo drink. Cosa molto interessante che a me piace tanto è il fatto che c'è lo speech, quindi i ragazzi dovranno presentare il loro cocktail, presentare se stessi, raccontare una storia. Chiave di lettura di questa competizione è ecosostenibilità. Già il fatto che riesca a dirla è... Detto questo, siamo all'Area Docks a Brescia, locale molto carino, super storico di queste zone. Vi parlerò un po' di meno in questo vlog, vi faccio vedere più cosa succede. Sarà un vlog cortino. Vediamo come si sviluppa la giornata. Tra l'altro sono arrivato super presto. È arrivato Stefano, ma ha anche fatto un'intervista. Mi hanno chiesto un po' del mondo dei social network, come funziona, come un bartender deve stare sui social. E io tra me medico, cosa c'è? Invece no, vabbè. Andiamo a vedere com'è sto posto. Eccoci qua, siamo qua al Bar Italia. Ciao Stefano. Ciao Carmine. Piacere rivederti. Se non l'avete visto, ho fatto un episodio con lui. Podcast del bartender. Io e Carlo Carnevale. Carlo Carnevale, sì. E raccontami un po'. Intanto complimenti per la location, io la conoscevo già perché ho vissuto a Brescia tanti anni, però Area Docks è veramente carina. E dimmi un po' com'è organizzata questa giornata. Ma intanto sì, lasciami dire due cose anche sulla location. Mi piace molto il discorso di Area Docks e siamo voluti venire proprio ad Area Docks perché racchiude in sé, come una grande matriosca, tutte le anime dell'ospitalità, avendo tanti ristoranti, tanti bar, un boutique hotel. Quindi è proprio l'idea di bar giornale. Forse non tutti sanno che bar giornale nasce come una BAR, bar, alberghi e ristoranti. Da sempre siamo stati vicini al mondo dell'ospitalità. Nasciamo nel 1979, come spesso mi piace dire, siamo antichi ma non vecchi, nel senso che Bar Italia è la dimostrazione. Cerchiamo sempre di dare spazio ai giovani, alle nuove generazioni, per cercare di fare qualcosa di nuovo e anche di bello, quindi puntare a qualcosa che riguarda anche un tema che è comune, che deve essere comune a tutti noi, che è quello della sostenibilità. Carmine, un argomento che non si limita soltanto ai drink, ma che si deve estendere alla gestione di un bar, ed è quello che chiediamo ai ragazzi. Cosa fate voi nel vostro bar e nella vita di tutti i giorni per essere sostenibili? Altrimenti sarebbe semplicemente un limone disidratato, una cosa riutilizzata, ma non è questo a cui vogliamo arrivare. Questo vuol dire, permettimi, guardare al futuro, e noi siamo proiettati in quella direzione. Oggi più che mai. Interessante. Tra l'altro, quando parlo con te è sempre bellissimo perché non c'è bisogno che ti faccio domande, tu parti, vai e mi rispondi già tutto, anche durante l'episodio insieme. E finita la prima batteria, molto interessante, ragazzi, li vedo un po' tesi, mi metto un po' nei loro panni perché sono stato spesso anch'io in competizione, quindi so come si sentono, però è comunque un modo divertente, vedo che si mettono alla prova, sì, un po' contro loro stessi, un po' uno contro l'altro, è una giornata interessante, vediamo come va. Intanto grazie mille. Stefano, grazie a te, e vorrei, visto che tu hai comunque detto, sei tuttora una bella realtà del mondo flair, vorrei fare una distinzione tra le sfide tipo baritali, concorsi classici di cocktail, le gare flair. Mentre nel flair tu puoi prevedere una routine, hai il tuo drink bene in testa, non devi raccontarlo, è la tua routine. Qua devi essere, come dire, devi anche essere brillante nello speech, nel fare la cosa, e a volte il problema dell'oste, chi accoglie, è anche quello.
saper conciliare entrambe le cose, servire bene in tempi rapidi con un drink di qualità e allo stesso momento saper accogliere, quindi anche saper scambiare quelle due chiacchiere necessarie, e dico due perché non ne fate troppe, perché non bisogna neanche non so se sei d'accordo, sì, ammorbare troppo l'ospite, perché sennò è una cosa di cui mi sono trovato, lasciagli la sua privacy, no? Una cosa di cui mi sono trovato a parlare proprio ultimamente, del fatto che un bartender non fa solo il drink, un bartender non fa solo il flair, un bartender non deve solo studiare, quindi perché poi la persona che dobbiamo intrattenere poi è una persona che non ne sa niente del nostro mestiere, grosso modo, e quindi non è una cosa che dobbiamo saper fare tante cose, tra l'accogliere, saper parlare, saper divertire. Visto che siamo in periodi di grandi scommesse, ci deve essere un all-in, cioè un tutto incluso, e buttare giù quello che hai. Perché questa è la figura del bartender di oggi, che secondo me si avvicina più di prima alla professione, proprio perché è un appassionato. Perché per fare questo mestiere oggi devi avere questo spirito dentro, non può essere più semplicemente un riempitivo, un lavoretto che fai. Chi oggi arriva a questa professione è perché veramente ha la vocazione e vuole darsi da fare, vuole sacrificarsi, e questo è bello. Questo poi secondo me lo porterà a raggiungere grandi risultati, altrimenti è meglio scegliere altri tipi di mestieri. Bartender è uno dei mestieri più belli del mondo ed è quello che mi gratifica sempre. Quindi faccio un brindisi a te, con te. Cheers a loro. Grazie. Allora, com'è diviso qua? Abbiamo lo stage che avete visto dove fanno le gare, e oltre a quello giudici, degustazione, cose solite da competizione. Poi c'è un'area che vi faccio vedere in cui fanno i masterclass, quindi è un'occasione Bar Italia sia per competere ma anche per formarsi. Infatti ho visto un po' di personaggi illustri come me, non come me, molto meglio di me. Niente, continuo a girare, poi qui c'è un po' troppo casino. Le mie considerazioni ve le faccio dopo quando rientro a casa. Bella. Siamo qua con Igor. Ciao allora, Carmine. Allora Igor, io ti conosco, ci conosciamo, dimmi solo chi sei, così ti metto anche nel blog. Allora, io sono Igor Tuliak, sono il brand ambassador di Gamondi. Naturalmente, come tantissimi brand ambassador, arrivo dal bar, sono un vecchio dinosauro da banco, dove ho iniziato nel lontano 1989 e da 2 anni ho smesso per dedicarmi a tempo pieno a Gamondi, e oggi sono qui come giudice per questa tappa di Brescia di Bar Italia. Gamondi tra l'altro è grande sostenitrice del mondo del flat, vero? Sì, perché grazie alla collaborazione che abbiamo anche con Giorgio Facchinetti già da parecchi anni, siamo entrati anche a sostenere il mondo del flat, perché comunque il flat fa parte del mondo del bar e non è una parte trascurabile. Anche io stesso non faccio flat, ma feci tutti i corsi di Planet One nel lontano 1999 a Bastia Umbra, quando aveva appena iniziato e quando esisteva solo la Planet. Ho fatto un episodio con Marco Lanocchio che racconta sì. Tutto. E raccontami un po', sei qua come giudice rappresentando Gamondi. Sì. Dimmi un po', hai fatto la prima batteria? Sono stati quanti erano? 15 ragazzi sono stati. Anche una ventina. Una ventina di ragazzi che hanno fatto la loro esibizione. Li ho visti un po' tesi. Sì, qualcuno. Dimmi un po' qualcosa di reazione. Allora, di buono c'è che abbiamo bevuto parecchi drink buoni, moltissimi medio alti, devo dire pochi che erano, diciamo, non all'altezza di una competizione. I ragazzi sicuramente devono migliorare in pigliatezza e scioltezza. Infatti ho visto questa cosa del ragazzo, l'unico che era un pochino più grande di età. Sì. Che però la ragiono su me stesso, dico, perché tipo lui mi ha detto la prima, mi fa, è la mia ultima competizione, dico, vedi, quando sei tra virgolette più giovane, bello e creativo, sì, non hai quella parte di intrattenimento. Invece quando arrivi alla fine sei magari vorresti avere la testa che avevi, che quando, esatto, decidi di smettere la vorresti avere prima. Vorresti avere la tranquillità di speech che hai a 40 infatti, anni con la voglia di gareggiare che avevi a 20. Lui l'ho visto e mi è sembrato molto più a suo agio, infatti, sì, a fare la competizione. Sì, sì, sì,
quel ragazzo. Ma poi c'è anche da capire che comunque una competizione con i giudici davanti è sicuramente una situazione diversa da quando sei dietro al banco a far da bere in serata, quindi sono sicuro che questi ragazzi durante il lavoro sono molto più spigliati. E poi secondo me quello che ho notato è che comunque un po' tutti devono un po' migliorare sul discorso della sostenibilità, cioè credo che tanti si siano creati il drink bello, figo, interessante per la competizione, poi abbiano provato a incapsularlo in un discorso di sostenibilità, invece magari di partire da un concetto di sostenibilità e svilupparci un drink attorno, o perlomeno impostare diciamo lo scheletro del drink e poi andare a vedere come si potevano lavorare gli ingredienti o andare a avere il risultato gustativo che si vuole usando dei sistemi ecosostenibili. Dici che magari loro la sostenibilità l'hanno decisa di mettere al drink finito e troviamo un modo di farlo sì, sostenibile. Ma però appunto non lo vedo come diciamo una malizia, ma più come inesperienza, okay. solo quello. Ok, quindi infatti ho visto quel ragazzo di cui stiamo parlando, lui mi è capitato di ascoltarlo, non ho ascoltato tutti, però lui invece mi è sembrato che l'aveva interpretata bene questa sì, cosa. Sì, 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 c'è stato per esempio uno dei ragazzi all'ultimo che ha fatto vedere che ha per esempio imbastito la sua ricetta sul limone, tra l'altro è stata anche una cosa molto furba perché comunque il limone non ti esponi a eccessive critiche di stagionalità, di trasporti, di reperibilità, il limone è limone, c'è sempre. E per esempio questo ragazzo qui ha sviluppato tutto il drink partendo dal concetto del limone, declinandolo in diverse lavorazioni, tra cui farci la crusta, fare la cialdina da garnish, fare il sorbettino, piuttosto che fare il limone candito da dare come accompagnamento al drink, oltre che come cordiale e come altre parti di ingredienti nel drink. Quindi qualcuno che l'ha pensata bene c'è stato. Com'è stata questa esperienza da giudice? Bene, divertente, ormai sono al secondo anno e adesso lo vediamo a Cannes, dove facciamo i coach invece di fare i giudici, quindi presenteremo i ragazzi, cercheremo di aiutarli. Alcuni giudici abbiamo la possibilità, volendo, dalla finale di Brescia a Cannes, di poter contattare i ragazzi e aiutarli anche sulla modifica delle ricette. Okay. Io personalmente decido di non farlo perché voglio che se un ragazzo va bene deve arrivare in fondo perché ha fatto lui il lavoro. Stessa cosa se non vince, migliori la prossima volta. Mentre invece cercherò di aiutarli sullo speech. Ti piace questa iniziativa di Bar Italia? Sì, mi piace molto. Trovo che come formula sia un'ottima formula per mettere in contatto i barman con le aziende attraverso anche una formula di concorso che, come sai anche tu, sia nei concorsi di Flair ma anche nei concorsi di barman classico non sempre ci sono regolamenti chiari o concorsi molto trasparenti. Invece questo è molto trasparente, molto meritocratico, con una formula dove nessuno può spingere più di tanto l'amico, il conoscente, il cliente, quindi è molto molto aperto, molto molto trasparente. Come dicevo prima, è un modo anche per i ragazzi per mettersi in mostra, una competizione. Mettersi in mostra, vedere anche a che livello sei, confronto agli altri. E soprattutto in una gara molto limpida e trasparente che non può dare atto proprio a problematiche di favoritismi o roba del genere, perché comunque una chiave di lettura buona anche il fatto che ci sono più brand. Sì. Così magari sì. Se tu magari favorisci chi fa il drink col tuo brand, comunque esatto. Tutti gli altri giudici sono degli altri brand, quindi. Esatto. Noi stessi fino al momento della premiazione noi non sappiamo chi ha vinto per il nostro brand. Io posso averne avuto 4 di Gamondi e averli pompati tutti e uno averlo pompato in particolare perché mi è piaciuto il suo drink, che se però gli altri 5 giudici, compreso quello d'onore, è stata pensata bene. Non gli è piaciuto, quello non vince. Lo trovo super corretto nei confronti di tutti. Igor, grazie mille. Grazie a te Carmine. Ci vediamo presto. Eccoci qua. Allora, ho acchiappato al volo un ragazzo che è stato premiato, adesso poi ci racconta, perché volevo il punto di vista anche del competitor. Quindi, intanto... Ciao a tutti. Tu chi sei? Elia. Greco, piacere a tutti. Dimmi prima di dove sei e cosa fai, Elia. Io sono della provincia di Livorno, lavoro all'interno di un centro ippico, chiamo il Maneggio Ristorante a Maiano di Cecina, che appunto fa bar, ristorante e pizzeria. E un po' alla volta, dato che abbiamo preso la gestione da un annetto, cerchiamo di alzare l'asticella il più possibile. Ok, hai partecipato a Bar Italia, la prima volta che partecipi? È la seconda volta, ho fatto già anche la tappa a Livorno, dato che era più vicino a casa. E non è andata bene là. È andata bene, sono arrivato allo stesso punto che sono adesso. Okay. Ed è sicuramente stata una bellissima esperienza, al di là di mettersi alla prova con gli altri concorrenti, proprio per l'ambiente, per l'aria che si respira, le belle persone. Come funziona la gara? Quindi tu fai la tua ricetta, poi siete divisi in a seconda dello sponsor. Ti viene assegnato uno sponsor? No, allora, il contest è formato da una scelta di
sponsor fra cui scegliere. Ah, quindi ci scegli tu, ok. Sì, scegli il tuo sponsor e un sottosponsor, chiamiamolo così, nel quale devono essere obbligatoriamente all'interno della bevuta. Questo poi farà parte della categoria in cui andrai poi selezionato oppure no. Io in questo caso sono prime uve, che è Buonaventura Masco, il gruppo Buonaventura. E fortunatamente per ora sono fra i migliori tre. E poi per ora siamo a metà giornata e sono stati chiamati i tre finalisti dei vari sponsor. Esatto. E tu sei uno dei tre di Buonaventura Masco. Ok, ti va di dirmi che drink hai fatto? Volentieri. Dai, dimmi pure. È a base prime uva bianca, che è un distillato di uva che non invecchia, ricorda quasi una grappa da miscelazione, molto morbida. L'ho accompagnata con un honey mix composto da mille fiori, dato che il tema della competizione era l'ecosostenibilità. Ecco, tu, ho parlato prima con Igor di Gamundi, sì? E mi ha detto che alcuni competitor hanno magari mal interpretato questa cosa dell'ecosostenibilità, nel senso che hanno fatto il loro drink e poi dal loro drink hanno detto troviamo un modo per farlo sostenibile, invece che magari di partire dall'ecosostenibilità. Okay. E fare il io l'ho ragionato appunto nella maniera inversa, okay. Del tipo sono partito dalla nicchia del mio territorio, nelle mie colline c'è un piccolissimo produttore di miele che è un mio amico, che conosco e so che coltiva veramente in maniera no biologica di più, quindi sono partito da quella selezione lì. Chiaramente primis c'è da dire che selezioni lo sponsor, al momento che bene o male sai cosa può voler abbinare al prodotto selezionato, ti muovi intorno alla tua zona per capire cosa abbinarci. Ho selezionato questo miele mille fiori da questo ragazzo, che in una centrifuga di mela verde, che la mela verde è un elemento molto partecipe nella nostra cucina, fra i dolci diamo il pomeriggio durante le lezioni equestri, o se no per fare dei semifreddi, dei ghiaccioli con il residuo della centrifuga che esce la parte solida, lo lavoriamo con dello sciroppo al timo, che anch'esso è all'interno del drink che ho portato oggi, e con del succo di limone. Messo in congelatore si creano appunto dei dessert simpatici, diciamo inusuali. E all'interno del drink, come dicevo, c'è appunto questo sciroppo di timo, cioè dell'acqua faba, che è l'acqua di cottura dei ceci, anche questo secondo me è proprio un parallelo all'ecosostenibilità, che solitamente è uno spreco, cioè te cuoci i ceci, l'acqua la butti via, invece quell'acqua carica di amido, se shakerata ti va a fare da foamer. Penso, se non mi ricordo male, era diventata super famosa nel nostro ambiente tipo nel 2019 questa, sì. Che la usavano tutti, sì, okay. Però nello stesso tempo poi è successo Covid, è stata dimenticata, e perché no tirarla fuori in questo contesto qua, mi sembrava un ambiente e giusto. I giudici come l'hanno interpretato a tuo avviso? L'hanno capito? Secondo me lo hanno capito, perché soprattutto ho voluto rendere principe e partecipe proprio lo sponsor, ed era partecipe. Poi tutto chiaramente alleviato dal timo e dal miele, che allungava molto il sapore. Però diciamo il sentore di grappa, chiamiamolo così volgarmente, di stillato d'uva, era il principe. E diciamo, spero di averli convinti con questo. Le vibes come ti senti? Ti senti meglio o peggio di Livorno? Mi sento più tranquillo, perché a Livorno era la mia prima esperienza. Per quanto fossi in casa, com'è parlare? Immagino che parlare al lavoro è totalmente diverso. È totalmente diverso. Però un consiglio che mi diedero a me, sì? Io gare di miscelazione non ne ho mai fatte, ho sempre fatto solo gare di flat, sì, vincendole. Il consiglio ogni tanto. E il consiglio che mi davano a me era: cerca di allenarti pensando di essere davanti alla giuria, e cerca di essere davanti alla giuria come se ti stessi allenando in alcune cose. Sì. Perciò magari questa cosa si sposa molto meglio con competizioni come questa qua, perché tu magari. Perché magari ho più il lato di speech. Durante la competizione dovresti immaginare di essere al lavoro. Esatto. Quindi avere quella confidence che hai anche che è al lavoro, perché sei nel tuo bar, sei dietro il tuo bancone, quindi sei nel tuo mondo. Posso dire l'unica differenza che ho percepito e che mi ha un po' messo in difficoltà è che solitamente al banco vengano 5 persone e io sono quello che ne sa di più dei 5. Qui no. Ho 5 persone del settore che sono tutti e 5 fenomeni. Sì, però magari quello che aiuterebbe molto, perché tipo io faccio. A me, io al drink ci faccio caso, sì, però a me interessa molto di più la parte dello speak. Okay. Infatti questa competizione mi piace perché a me interessa molto di più vedere come sei vestito. L'individuo. Come ti rapporti alla competizione, come hai fatto il drink. Però più che il sapore in sé del drink, a me interessa un po' tutto, mi interessa di più, diciamo, tutto tondo, il vestito. Proprio. Capito? Okay. E vedo molti ragazzi un po' impacciati. Perciò dico, magari è meglio cercare di essere in gara, comportarsi come se fosse al lavoro, e al, sì, lavoro comportarsi come se fosse in gara. Che poi condivido. Le cose si che poi un po' alla volta si equilibrano, sì, e sei sempre lo stesso. Tanto lo fa secondo me anche l'esperienza. Più ne fai chiaramente, più ti senti sicuro di te. Questa è una cosa che ho imparato sulla tua pelle, sì, meno male. Grazie mille. È stato un piacere. Grazie. Piacere. We'll be right back.
siamo tornati nel nostro magico studio. Volevo l'audio che fosse messo a posto, quindi le ultime considerazioni. Allora, considerazioni. Bello. Ciao. Scherzavo. Allora, racchiudere tutto in bello non serve. Allora, premetto che organizzato bene, molto interessante, sempre un modo per incontrare persone che fanno parte dell'ambiente, persone in questo caso anche molto importanti all'interno dell'ambiente. Tra i vari giudici d'onore c'erano tantissime persone, tipo Claudio Peri, che ho fatto anche un episodio con lui, super conosciuto, personaggio super interessante. Tra i giudici stessi c'era molta gente che è molto interessante conoscere, molto interessante parlare, perché ti ritrovi a parlare con persone che fanno questo mestiere da tanto tempo e ti possono dare un sacco. Infatti anche oggi ho dato tantissimi consigli a tantissime persone, quindi te ne vai da una competizione come? Te ne vai da una competizione che, anche se non hai avuto un buon risultato, hai avuto possibilità di conoscere tante persone, hai avuto la possibilità di ricevere tanti consigli che ti danno possibilità di crescere in questo mestiere, capito? Cresci tu, non stare chiuso. Apriti a questo mestiere e cresci. Detto questo, ringrazio Bar Giornale per avermi invitato, ringrazio Bar Giornale per avermi anche intervistato. Io che vengo intervistato. Va bene, i risultati ragazzi ovviamente non ve li do perché questo vlog è per farvi vedere com'era l'evento. I risultati, se li volete, li trovate sul sito di Bar Giornale, sui loro vari profili social. Questo era un altro nuovo bellissimo e super interessante vlog mio col supporto del podcast del bartender, che sono sempre io, però facciamo finta che gente che mi aiuta. E ringrazio Bar Giornale per avermi invitato, ringrazio tutte le persone che ho incontrato oggi che hanno avuto un minuto di tempo da dedicarmi, e ci vediamo alla prossima. Non so quando uscirà questo vlog, quindi non so che episodio uscirà, però comunque ci vediamo sul solito posto, Spotify, YouTube, Instagram, dove vi pare, ma seguitemi, seguite il podcast, non a me, podcast.